Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e siamo tornati qui col terzo episodio della serie, signori. Allora, è passata una settimana dal video di domenica scorsa. Bene sì, so contare i giorni della settimana. Cosa andremo a fare in questo video? In questo video intanto mi sa che tra un poco dovremo andare a dormire. Allora signori, in questo video noi abbiamo lasciato qui questo pozzo d'acqua che sinceramente effettivamente non serve un cacchio, perché abbiamo il mare lì vicino, quindi questo pozzo d'acqua si può anche benissimo chiudere e lo chiuderemo così velocemente, in maniera rapida e indolore. Perfetto, così il pozzo questo l'abbiamo chiuso, che sta veramente brutto. Signori, allora noi siamo completamente scarsi di cibo. Allora noi intanto dobbiamo fare due cose molto semplici. Uno, se riesco un attimino, dobbiamo farci una placer plate. La facciamo con il legno, come si fa, colloca 1, colloca 2, perfetto. Così questa ce l'abbiamo e questa è una. Poi dobbiamo farci una craft e un'altra cassa. Io non sopporto questo discorso della fabbricazione. Io la posso chiudere questo? No, me lo fa tutto. Vabbè, niente, non lo sopporto. Sto fatto che lui mi dà dei suggerimenti, non lo sopporto. Mi trovo queste cose sempre davanti. Perfetto, comunque. Dettagli, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Allora, abbiamo fatto la cassa, abbiamo fatto la pressa, perfetto. Allora, la pressa la andiamo a mettere qui. Oh, così la porta si apre e si chiude senza problemi. L'altra cassa la andiamo a mettere... Ecco, non doveva succedere questo, però va bene, e ormai è successo. Posiamo questo non ci serve, questi non ci servono, questo non ci serve, 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 non ci serve. Non ci serve il ferro, sì, lo mettiamo a cuocere. Questo non ci serve, la terra la teniamo qui. Questo di legno lo mettiamo qui, così abbiamo del legno sempre a disposizione. Questo alberello non ci serve, la sabbia non ci serve, la terra non ci serve e questo non ci serve nemmeno. Perfetto, siamo in carenza di tutto. Perfetto, non abbiamo più nemmeno carbone. Ottimo, io con che cazzarola cuocio questo? Con legno, semplice, rapido e indolore. Posso cuocerlo con questo o ti serve per forza quello... Questo, no, perfetto, lo sta cuocendo. Perfetto, signori. Si è fatta notte. Siamo riusciti ad arrivare alla notte, quindi dormiamo. Il letto è troppo distante. Ce l'hai due passi. Porca miseria. Porca miseria. Allora, dormiamo. Qui si sta facendo il nostro primo ferro. Ok, che già si è mangiato però tutto quanto il legno. Quindi dammi un altro po' di... Dammi questi qua. Ok. Apriamo. Ok. Andiamo a metterlo lì. Te lo mangi questo? Ok, gentilissimo, perfetto. Dopodiché, signori, allora, prima di tutto, noi siamo senza cibo. In questo video, allora, dobbiamo sistemare le piantagioni di grano, così avremo un pochino di cibo. Andare a vedere il villaggio della sabbia che abbiamo visto là sotto. Qui c'è un altro buco che io, sinceramente... Un pollo. Polletto mio, tu sei proprio morto nel punto più sbagliato di questo mondo, perché rimarrai qui sepolto. Ebbene, sì. Ebbene sì, però io devo essere bravo a mettere un coso di terra qui, salire io ed evitare che tu possa scappare. Perfetto, signori, questo pollo secondo me potrebbe tornarci molto utile, signori. Potremmo avere già una prima farm di polli e non saperlo. Quindi andiamo un attimino ad allargare qui lo spazio al nostro bel pollo, così gli arriva un po' più di luce e il nostro zio non muore di depressione e solitudine. Dai, così. Dai, ti sta prendendo tutto, polletto bello. Così, l'importante è che non hai maniera di poter scappare, no. Però te ne stai andando da quel lato che non mi... Dove stai andando? Polletto, ti puoi fare pure il bagno, visto che bella zona che ti ho creato, polletto? Dai, c'è pure la piscina, la sauna da sola, perfetto. Abbiamo la farm di polli. Perfetto. Noi ci perdiamo sempre in chiacchiere, no? Io parto con dei video che poi finiscono in chiacchiere. Allora... Prima da cosa da fare, allora, io avevo visto delle caverne qui vicino al villaggio, che però non era questa, però lì c'è del carbone, ricordiamo col carbone, signori. C'erano delle caverne vicino a questo villaggio, in cui, allora, io le avevo illuminate, quindi, no, non c'ho una cosa, non c'ho una piccozza, ma porca miseria, ma io dico, ma come si fa a partire... In esplorazione senza una piccozza e soprattutto senza una crafting table, signori. Come cazzo allora si fa? Gravissima questa cosa. Questo me lo rimetti qua. Ok. Questa la metti con questa e la terra la spostiamo di qua. Anche l'uovo di qui si può levare. L'uovo lo spostiamo di qui. La crafting table me la piazzi un attimo qui. Perfetto. Ok. Mi vai a creare una piccozza di pietra, che è l'unica cosa che possiamo farci per ora.
E andiamo a distruggere questo. Ok, perfetto. Recuperiamo un po' di carbone. Non mi dica che ci sta venendo un blocco di carbone perché sbarello. Ci sta facendo un blocco di carbone. Cioè, io ho fatto tutto sta ambaradan, tutta sta ciofecata di cose per solamente un blocco di carbone. Vabbè. Allora, qui c'è una caverna, ma non è quella che mi interessava a me, signori. Decisamente no. Mamma che me la sono vista brutta, signori. Eravamo morti. Eravamo morti e non lo sapevamo. Se cadevamo un poco più avanti, signori. Mamma mia. Levala. Signore, mi sto un attimo confondendo. Stiamo calmi. Allora, stiamo calmi. Dammi questo, mettilo qua. Questo. Sposta. Perfetto. Mi recuperi questa torcia. Grazie, gentilissimo. Mamma mia, eravamo morti. Mamma che caduta che abbiamo fatto. È che giustamente abituato a giocare col computer, io so che c'è il tastino per evitare di cadere così. In maniera rozza, e invece su Minecraft ancora non. Su PlayStation 4 ancora non ci ho preso bene le distanze. Allora, la caverna che io avevo visto era questa di qua, se non sbaglio, che io avevo illuminato, sì. E se non ricordo male, a vista doveva esserci. Oh, qui c'è. Oh, eccolo qua. Del ferro, signori, del primo ferro e anche del carbone. Recuperiamo tutto questo recuperabile. Mi stanno a prendere in giro col carbone, sì, mi stanno a prendere in giro col carbone. Però recuperiamo qua sto ferro, che così lo mettiamo insieme all'altro che stiamo cuocendo e vediamo un attimino di crearci quantomeno qualche arma, qualche armatura e potremmo anche provare ad andare in esplorazione di qualche caverna un po' più sontuosa, tipo quella che abbiamo trovato sotto casa nostra. Strano è che non abbia fatto un grave errore, dovevamo mettere il grano a lavorare prima di. Che cazzarola è quello? Porca miseria. Ok, già subito così. Però tu sei un villaggero, mannaggia, tu ti potrei ammazzare così violentemente. Ok, buongiorno, salve. Salve, buongiorno. Noi siamo senza armatura, senza protezione. Lì c'è del bel ferro, io non sento minimamente. Qui c'è dell'altro ferro, là c'è un altro mostro che sta arrivando. Ok, abbiamo finito le torce. Perfetto. Mo te ammazzo pure. Dai così. Questi sicuramente erano villaggeri, signori, che ci sono morti male precedentemente nel villaggio dove siamo adesso. Perché mi ha levato il carbone? Mannaggia te. Certo che è complicato. Ho fatto tutto. Ho fatto 48 torce, mi sono mangiato tutto il carbone, mi sono mangiato tutti gli sticchettini, perfetto, bravo Maullo, come al solito una cima, ok, va bene, facciamo così, questa me la metti di qua, questa me la sposti di là e questa me la recuperi, perfetto. Ok, noi stiamo andando in esplorazione, abbiamo completamente cambiato l'obiettivo di questo video, di qua c'è un'apertura, ok, non ci interessa, ma recuperiamo ferro, signori. Cambiare i programmi in corsa, vedete, uno parte con un programma, poi ne trova tutto un altro e fa tutto, finisce a fragole e vino, perfetto, ok, va bene, come si dice, come si fa a cambiare velocemente i programmi, così, perfetto, ok, potremmo anche recuperare un po' di ghiaia, che però non vedo, per poter fare i sentieri, perché dovremmo fare anche i sentieri della nostra strada, della nostra casetta. Però vediamo, una cosa alla volta. Intanto recuperiamo tutto sto ferro, tutto sto carbone. Facciamo l'upgrade, signori. Facciamoci una bella spada, begli attrezzi anche di ferro, se riusciamo a recuperarli. Qui c'è altro carbone. Buono così. E nel prossimo video, perché a questo punto, se no questo dura epopee. Dura ha una durata epocale, ecco, volevo dire questo, no, epopee, che cazzo lo stai dicendo? Dura troppo a lungo, lo spezzettiamo e nel prossimo video andremo in esplorazione violenta, signori. Ci andremo a visitare tutta la caverna che abbiamo sotto casa. Alla ricerca di diamanti, signori. Ci servono i diamanti, ci serve l'ossidiana, ci servono tanto, tanto cose, ma soprattutto, signori, ci serve il cibo.
Che però io sto sottovalutando i pesci, signore, perché fianco a noi in quel lago potremmo trovare un sacco di pesci, secondo me. Se ci mettiamo un attimino a pescare, potremmo un attimino, quantomeno, rifocillarci con i pesci. Intanto ci rifocilliamo di carbone come se non ci fosse un domani. Quei due li lascio lì, mi sono rotto le scatole. Più che altro perché voglio recuperare quel ferro, questo pure, bello così. Dai, fortunati, fortunati. Stiamo trovando tanto ferro vicino al villaggio. Vicino al villaggio. Villaggio, villaggio. Qui non c'è nulla, ok. Di qui. Vedo del carbone sulla mia testa, ok. Qui la caverna si allarga ancora di più. Ok. Là c'è della gravel. Io devo evitare di perdermi. Qui non sembra esserci nulla. Di là forse c'è un'apertura. Di qui non c'è nulla. Ok, non cascano, siamo venuti di qua. Qui c'è un altro buco profondissimo che per il momento non andrei. Ah, vi... No, signori, è proprio il video della sfortuna. Siamo cascati di sotto, impressionante. A causa della grave. Guardate dove siamo fermati. Pericolosissimo, dammi la terra. Torniamo su nella maniera più veloce possibile. Onde evitare di... Cioè, boh... Questo cade secondo voi? No, ok. Quindi ci possiamo passare. Il problema è che forse noi siamo andati dall'altra parte. Là c'è uno zombie, ok. Che zampetta nell'acqua. E noi lo lasciamo libero, tranquillo. Cerchiamo di capire come tornare. Cascato niente? No. Quindi perfetto, se ci teniamo stretti ci possiamo passare. E poi invece di qua c'è un'altra strada. Sì, di qua c'è un'altra strada che però mi porta della luce. Lì c'è del ferro, quindi lì c'è un'apertura. E di qua si scende ancora, signori. Siamo circondati da caverne interessanti. Là c'è del ferro, però è complicato recuperarlo. Potremmo riuscire a recuperare solo questo, forse. E ce l'andiamo a recuperare. Dopodiché torniamo indietro. Perché questo video è partito con degli obiettivi e ha cambiato completamente obiettivi. Questo è il bello dell'improvvisare, signori. Del fare un video e poi improvvisare. Tutto questo io non ho cibo. Non so neanche dove cazzo lo sto andando. Vabbè, basta signori, l'esplorazione continuerà prossimamente, recuperiamo quest'altro ferro che abbiamo trovato così camminando villaggio villaggio, grotto e grotto, recuperiamolo, dai così. Allora, secondo me abbiamo recuperato un bel po' di ferro, secondo me, ora controlliamo quanto ferro siamo riusciti a recuperare. Perché secondo me un bel po' l'abbiamo trovato. Questo è tutto ferro, bello così. Piccozza, non mi abbandonare adesso. Finisci il tuo lavoro, Piccozza, finisci il tuo lavoro. Dai così. E il ferro l'abbiamo recuperato. Ok, basta così. Via, 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 via. Torniamo indietro, signori. Noi siamo venuti da qua. Sì, che c'era la pioggerellina. Perfetto. Siamo venuti da... Da dove cazzo siamo venuti? Siamo venuti da qua, ok. Mettiamo una torcia così prossimamente ci ricordiamo che siamo venuti da qua. Ok, di qua dobbiamo scendere e tornare indietro di qua. Perfetto. Dovremmo tornare verso l'apertura andando in questa direzione. Perfetto, abbiamo l'altro ferro da recuperare qui. Recupera. Comunque, una cosa che ho osservato prima, che stavo un attimino giocando off camera per capire se avevamo abbastanza semi per coltivare il pane. Che non una volta nel villaggio che avevamo qui vicino al nostro c'erano anche i golem. Mi sembra di non vederlo più il golem, quindi mi sa che oltre ad aver perso tutti i villaggeri di questo villaggio abbiamo anche perso il golem protettivo. Allora, se non ricordo male, l'apertura è di qua, perfetto. Vedo della luce, il che è interessante, ma sta piovendo, porca paletta ambriaca. Torniamo velocemente a casa, signori. Si vede il golem, non ci sta più. No, il golem c'è. Oh, troveremo un'etichetta e gli daremo un nome al golem, signori. Troveremo un'etichetta, non si sa dove, non si sa quando, non si sa in che vita, ma lo troveremo e gli daremo un nome al golem, signori. Ci
Sono strani mostri. Allora c'è un. Siamo messi malissimo. No, 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 no. No, io, corri, 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 ragazzo. Corri, 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 corri,
cucina sì, meno male, siamo riusciti a dormire. Mamma mia che eravamo messi male, signori. Noi non abbiamo minimamente il più minimo pezzo di cibo. Forse dovremmo avere un pesciolino. Allora, intanto dobbiamo fare una cosa. Intanto questi ce li pigliamo. Ora, se non ricordo male, oh, un pezzo di carne ce l'abbiamo. Dovremmo avere anche un pesciolino. Perfetto. Allora, cuocimi il pesciolino. Perfetto. E dopo mettiamo a cuocere la carne. Tu apriti e posiamo questo, posiamo queste, posiamo questa. Questa e questa mettiamo qua. Questa 40 pezzi di ferro, signori. Niente male. Io non devo ancora capire bene i tasti, porca di una miseria. Ok, questa adesso la mettiamo qua, 4 li abbiamo conquistati, li mettiamo qui, il carbone lo sistemiamo qui, ok, apriti sesamo, pesciolino cotto, grazie, vai con la carne, e intanto ci scatafottiamo il pesciolino cotto, guardate che bastardo, lo scheletro ci aspetta là, guardate, guardate, col creeper, ma porca miseria, ma porca di una paletta ambriaca, me l'ha già cotta la carne? Perché non, ah, perché già è cotta, chiedo scusa. Allora, cuocimi questo. Ormai quei pezzi di legno ce li spardiamo lì. Ok, signori, allora andiamo a fare fuori questi due esseri obbrobriosi. Allora, il creeper ce lo portiamo in acqua, così in teoria. Aia! Lo scheletro ha rotto i centimetri. Ha rotto i centimetri lo scheletro. Facciamo la quota al creeper, ok. Non ho intenzione di rompere il mio. Agguato al creeper, agguato al creeper, agguato al creeper. Ma porca miseria, mi è esploso tutto. L'agguato sottomarino al creeper non è riuscito. Mi è andata. Ma quanto puoi essere antipatico da 1 a 10? Maledetto, maledetto, maledetto. Mi ha donato qualcosa? No, la povertà mi ha donato. Guarda cosa mi ha distrutto, come mi ha distrutto quel. Allora, va bene che questa parte la volevo risistemare un attimino, però cazzarò di una miseria, la volevo sistemare con calma dopo, no, non ora subito. Oh, dai, sistemiamo un attimino qui, signori, la zona per poterci fare le nostre coltivazioni. Ok, questo abbiamo levato. E chiudi tutto così. Forse però qui l'acqua poi non ci arriva più. Questo me lo levi, ok. Secondo me ci arriva qua l'acqua. Ho i miei forti dubbi. Qua chiudiamo pure tutto, così rendiamo tutto più agevole e con una passerella più facile da poter fare. Ok. Allora, vediamo un attimino. Chiudimi pure qua. Voi direte, ma non riesci poi a fare tutto questo col grano? Boh, ora vediamo, signori. Vediamo come risponde il gioco. Intanto scheletri, creeper, non c'è più niente. Siamo in zona viva? Là vabbè, là c'è uno che sta nuotando. Si è chiusa la porta, sì, ok. Allora, andiamoci a fare una pala di pietra. Perfetto. Andiamo a prendere i semini. Che dovrei aver messo qua. Ok, abbiamo anche le carote che potremmo anche seminare quelle. Vediamo cosa riusciamo a fare. Come si fa? Ara. Ok, allora, la prima fila è facile, l'acqua arriva tranquillamente. Questi sono bagnati pure. Ok, io direi per ora va bene così, perché sennò dovremmo andare un attimino allarga qua, allarga qua, allarga qua. Allarga qua, allarga qua. Perfetto, invece la terra la metti qua, 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 qua e qua. Ok. E a che ci siamo? Allarghiamo pure di qua. La zappa ce l'abbiamo, sì. Ok, acceleriamo allora il processo di lavorazione. Effettivamente forse qua l'acqua non arriva. Non so se l'acqua arriva fino a qua. Noi, che ce frega? Ci proviamo. 3 e 4, mettiamo 4 carote qui. Anzi, facciamo, no, ne ho altre 3. E allora facciamo tutti i semini di pane. Dai, così, semini di pane come se non ci fosse un domani. Ok, signori, abbiamo
possibilmente il nostro cibo, forse, non si sa. Ci proviamo, ci speriamo più che altro. Ci speriamo e ci proviamo. Allora, andiamo a riposare la zappa. Andiamo a posare questo, questo. La terra la rimettiamo qui, ok, qui 13, va bene, intanto ci vediamo questi, qua ne mettiamo così, ne facciamo 6, perfetto, dopodiché qui ci andiamo a fare una corazza, signori, ci facciamo la corazza che ci sta e i pantaloni, mi piace, signori. La nostra armatura, oh, mi sento decisamente più tranquillo. Mi sento decisamente più tranquillo. Ok. Spada in mano. Spada in mano, signori. Qui la lasciamo coltivare. Le torce ce l'abbiamo. Io direi di mettere però delle torce anche qui. Il pollo è ancora vivo? Non si sa. Noi gli mettiamo una torcetta così magari evitiamo che qualcuno venga e se lo sbafi. Andiamo a visitare il villaggio che abbiamo visto là sotto. Non abbiamo il letto. Però va bene, qui abbiamo una mucca e una pecora che ci possono tornare utili per crearci la nostra fattoria. Stiamo andando a quel villaggio là sotto, signori, che abbiamo scoperto nello scorso video. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa di interessante anche lì. E non sarebbe per niente male. Non sarebbe per niente male. Allora, l'esplorazione va per monti e per città. Io sto mettendo un po' di torce così a caso. Faremo un giro veloce nel villaggio, vediamo se riusciamo a fregargli qualcosa e a portarci qualcosa a casa. Sembra che sia un villaggio. Sì, effettivamente, signori, mi sa che non è un villaggio, è uno di quei cosi con le piramidi. Sì, abbiamo trovato la piramide, signori. Botta di natiche, botta di natiche. Dai così, all'esplorazione della piramide. Dopo un'attenta esplorazione delle cose vicino a casa nostra, ci andiamo a esplorare la piramide. Noi ne abbiamo canna da zucchero, mi sa di no. Allora, dobbiamo prenderci qualche canna da zucchero, così la seminiamo pure, signori. E anche qualche cactus. Sì. Cactus tornano sempre utili, signori. Come colorante e come altre cose. Prendi pure questi. Tre. E 4 e 5, va bene. Le canne, non dimentichiamoci le canne da zucchero. Oh, spada in mano. Spada in mano e siamo. Buongiorno, salve. Salve, buongiorno. Ehi, buongiorno, buongiornissimo. E dai così. Questo abbiamo fatto, il guardiano della piramide l'abbiamo fatto fuori, signori. Allora, mettiamo una bella torcetta qua, così vediamo il possibile spawn di nuovo di mostri. Questa piramide la potremmo tornare a utilizzare, non lo sapete? Non so come di preciso, ma si può pensare a qualcosa. Noi siamo venuti da qua? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Sì, perché di qui si scende. Di qui c'è l'altra torre. Perfetto. Sono le quattro torri praticamente laterali alla piramide centrale. Va bene. Le quattro, le tre torri, le due torri. Ce ne solamente sono. Sta pure calando il sole. Porca miseria, siamo lontanissimi da casa. Va bene, va bene, va bene. Diamoci una mossa, zio. Allora, se non ricordo male, noi dobbiamo scendere. Tipo così. Sì, infatti. Perché se scendiamo dritti, ora con calma e sangue freddo, mi fai mettere una torcia lì, perfetto. Se noi scendiamo dritti, cadiamo su quella di lì, perfetto. Dovremmo essere salvi, signori. Ok. Recuperiamo. Porca miseria. Allora, calma e sangue freddo. Non sbagliamo i tasti perché sennò succede un casino. Allora, calma, mi devi fare una di piccozza di. La facciamo di ferro, signori. Possiamo fare di ferro? Perché non me la fa fare di ferro? Ah, perché ne ho solamente due di ferro. Ottimo, va bene. Allora, la facciamo di legno, di pietra per ora. Allora, questa me la metto.
metti qua apposta gli stickettini, questo me lo metti qua e questo qua, ok. Torna qua, con questa rompi questo, recuperalo, ok. E rompiamo questo, ok. Abbiamo ottenuto pure la dinamite, signori. Grande inizio di questa serie, terzo episodio già col botto e non l'abbiamo fatto noi. Allora, prima cassa, sbang! Bello, bello. Carne. Spostamento, prendi la metà. Come si... Non so, polvere da sparo, del ferro a gratis, ok. Mangime, ossa, un'armatura a bardatura d'oro. Niente male. Cassa numero 2. Sabbia. Una mela d'oro, buono. Sabbia, mangiare zombie. Sabbia, zombie, sabbia, zombie, sabbia. Occhio di ragno. Finora pochezza, signore. A parte qualcosina. No, niente da fare, manco qua. Neanche qua, signori. Niente di interessante. Oddio, dei lingotti d'oro che non sono proprio. Che non sono proprio bruttissimi. Ultima cassa, sdeng! Un'altra mela d'oro. Dei lingotti, degli smeraldi. Va bene, signori. Non ci lamentiamo, non ce l'ha messa questa cassa, questa scoperta, e invece ce l'abbiamo messa noi. Va bene così, va bene così. Allora, no, ah, così mi abbasso pure. Ah, capito, non c'è bisogno che faccio questo, ho capito. Ok, mi dai la sabbia? Cosa abbiamo tappato noi? Arenaria, sì. Vediamoci questi blocchi che sono palesemente inutili. Allora, vai così. Torniamo su, anche le casse me le potevo portare? No, non me ne faccio nulla dalle casse, quindi le lasciamo lì. Qui c'è il tetto, ok. Salve, buongiorno. È palesemente notte, ottimo. Perfetto, quindi proprio quando si dice lasci fortuna in tutti i sensi. Bene, noi dobbiamo cercare di tornare a casa senza morire. Il problema non è tanto cercare di tornare a casa, il problema è ricordarsi da dove siamo arrivati di preciso. Che questo già è sarebbe un grosso passo avanti. Allora, noi da dove cazzo siamo entrati? Da dove cazzo siamo entrati noi? Perché non trovo la via d'uscita? No! E per la terza volta stavamo rischiando di morire, signori. Yes! Yes! Per la terza volta stavamo rischiando di morire. Che cosa bellissima, che cosa, che cosa. Torniamo su. E questi abbiamo finiti. Metti questo levalo, dovrei avere dall'altra sabbia, ok. Metti sto blocco che non ci serve per il momento. Secondo me dovremo fare qualcosa di colorato, lo andremo a recuperare. Mi dite da dove cazzarola sono entrato io? Scusatemi. Ma sono scemo che non riesco a trovare da dove sono entrato? Sono rimasto bloccato dentro. Scusate, questa cosa mi fa troppo ridere. Oh, finalmente. Porca di una miseria. Allora, spada in mano. Ok, calma. Calma, calma. Fatto bene a lasciare delle torce di segnalazione, signori, perché di là non vedo assolutamente. No, signori, lo vedete anche voi? No, un avamposto coso, quello là è. Lo vedete? Allora, il nostro villaggio dovrebbe essere di là. No, aspettate. Fantastico. Allora, però non mi sta vedendo nessuno, quindi se io 4-4 zitto zitto cacchio cacchio riesco ad arrivare lì senza farmi beccare da loro. Lo vedete, signori? Un avamposto di dei pillager. Aia, aia! Mannaggia a voi chi non me lo dice pure. Dobbiamo correre velocemente a casa come se non ci fosse un domani. Veloce, veloce, rapido, indolore. No, un avamposto pillager. Spettacolo. Bello che non l'avevo visto prima passandoci. Spettacolo, questa serie va sempre meglio. Questa serie ci sbalordisce sempre di più, signori miei, sempre di più. Torniamo velocemente a casa al nostro villaggio. Andiamo a dormire se riusciamo ad arrivare entro la sera. Là stanno spuntando sempre più mostri, maledetti, maledetti voi e tutta la vostra generazione. Maledizioni su voi e sulle vostre mucche. Là c'è un creeper che mi aspetta.
calma, 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 signori. No, no problem, no problem. Spettacolo, no, un posto villager. Come cazzo allora si conquista un posto villager? Cioè, qualcosa di terribile. Schiva, schiva! Questo abbiamo schivato. Schiva di qua, schiva di là. Secondo me mi sarà cresciuto del cibo da poter mangiare. Non penso proprio. Pecorella mia, prossimamente vi verrò a salvare anche a voi. Pecorelle, la prossima volta, prossimamente verrò a salvarvi. Non vi preoccupate. Andiamo verso la lava, signori, che è la zona di casa nostra. Via, 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 veloce, 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 veloce. Là c'è un ragno che però non ci interessa. Dobbiamo stargli lontano. Qui ci sono delle torce. Là vedo casa mia. Ottimo, ottimo. Siamo arrivati da dietro e c'è anche uno scheletro che mi sta aspettando. Mannaggia lui. E il ragno ci ha puntato. 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 Non possiamo. No, abbiamo un altro creeper vicino a casa. Ma porca miseria, ma stanno tutti in agguato da me. Ma perché? Ma dico, ma fatevi una vita. Apriti, apriti. Ok, riesco a dormire? Ci sono troppi mostri nelle vicinanze. Bene, ottimo, 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 ottimo. E ho mangiare io? No, però aspettate, 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 perché se non ricordo male qua del grano ce l'avevo. Ok, quindi il grano ce l'abbiamo, possiamo fare il pane. Il pane lo possiamo fare. Allora, ne ho 7, quindi se faccio così, prendo 3 belle pagnotte di pane e siamo tutti contenti. Ok, intanto una ce la possiamo mangiare. Recuperiamo un po' di vita, l'altra la recuperiamo, mangiamo pure. A posto, allora, abbiamo un'armatura, quindi non abbiamo paura di usarla. Allora, il creeper mo sta lì. Che era così vicino che mi doveva rompere le scatole? Fatti vedere, uomo che sei così vicino da non potermi fare dormire. Ora riesco a dormire? Il letto è troppo distante. Oh, siamo riusciti a dormire, signori. Meno male, meno male. Allora, ok. Dobbiamo eliminare quel creeper però. Creeper e ragni, come se non ci fossero domani. Ottimo. Facciamo la tecnica del... Ah, mi è mancato, brutto stupido, mi è mancato. Il creeper sta venendo verso di me? No. Lo scheletro sta a morire sott'acqua, quindi lo andiamo a picchiare anche noi. Se riusciamo forse a... Dai. Non devi colpire. Oh, perfetto. Saliamo, saliamo, saliamo e colpiamo il ragno. Ok. Ok. Andiamo a eliminare anche il creeper che mi ha distrutto mezza tacci sua, mi ha distrutto mezza pianura. Bene, creeper maledetto. Abbiamo la terra per sistemare sta zona. Sì, e allora sistemiamola velocemente. Facciamo con 36 blocchi, dovrei riuscire a sistemarla in maniera tranquilla. Questa terra però me la piglio, perché giustamente sennò consumiamo sempre tutta la terra nostra e non stiamo a fare nulla. Perfetto, così. Ma che bella zona, ma che bella zona ricostruita. A parte un pezzettino d'acqua qui. Qui l'acqua si continua a muovere. Sì, e va bene. Qui poi la sistemeremo con il secchiello, signori. Fermeremo questo movimento di acqua con il secchiello. Ma non adesso, perché adesso voglio fare un'altra cosa. Voglio fare un'altra cosa. E poi ci lasciamo per questo video, signori. Ok. No, tu qui no. Perché abbiamo urgenza di cibo, signori. Che cazzo è successo? Dove sono finite le mie string? Perché? Oh, come non lo sopporto. Come non sopporto quando mi fa sbagliare un tasto, mi deve per forza. Ah, uno e due. Perfetto, ok. La nostra canna da pesca ce l'abbiamo. Io, signori, vi lascio. Da questo video, no, mettendo, eh sì, la colonna dei blocchi di terra. Vi lascio, non niente, non me lo deve fare. Oh, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Vi lascio per questo video, signori, con l'esigenza che abbiamo attualmente, ovvero quella di pescare, signori. Quindi tira bello l'amo. E signori, con questa bellissima visuale della nostra nuova esposizione, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Nel prossimo video continueremo l'esplorazione delle caverne per cercare di ottenere sempre più materiali e organizzeremo qualcosa per andare a conquistare anche quella torre pillager, signori. Detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao!